Stadio Nespoli di fronte Olbia e Pescara, Sardi ultimi in classifica condannati a vincere per sperare nei play-out, impresa titanica anche Biancazzurri con un solo obiettivo, i tre punti che in trasferta mancano dallo scorso 21 gennaio, 1-2 ad Arezzo, formazione fuori Milani per squalifica, a sinistra gioca Pierdo preferito a Moruzzi, l'Olbia di Biagioni schierata secondo i canoni del 4-3-3, il primo pericolo, l'unico per Plizzari, gran colpo di Reni sul colpo di testa di Bianchimano su cross da calcio d'angolo di Catania, rivediamo grandissimo l'intervento del sesto difensore biancazzurro. Tutto questo all'11° minuto del corso del primo tempo, il Pescara comincia ad attaccare con grande insistenza e convinzione, qui la destra di Aloy sventato da Van der Bant, l'estremo difensore olandese in forza all'Olbia dal 2015-16, poi grande opportunità per Cuppone, tiro telefonato, nessun problema per l'estremo difensore sardo, siamo al 16°-17° del corso del primo tempo, continua ad attaccare il Pescara, controllo sporco ma efficace di Merola che viene messo giù ingenuo da Montebugnoli, ex Vastese, rosso diretto da parte dell'arbitro Virgilio della sezione di Frosinone, non ci sono dubbi, chiara occasione da gol, fallo da ultimo uomo e qui cambia completamente la partita, in 10 uomini dal 22° l'Olbia attacca il Pescara, grande opportunità per Merola, manca la necessaria freddezza, occhi negli occhi con Van der Bant dopo una splendida combinazione a dire il vero con Tuniov, 39°, cioè questa incursione, lo spunto di Pierno, il fallo netto va sull'uomo direttamente, sbaglia completamente il tempo dell'uscita, Bellodi, maglia numero 5, Pierno uno dei migliori, si procura questo calcio di rigore al minuto 40 nel corso del primo tempo, batte Merola che spiazza di fatto Van der Bant, 16 gol in questa stagione per il 10 biancazzurro, 16 gol e 5 assist, un girone di ritorno a dir poco meraviglioso per Merola, 1-0 Pescara, 41° del primo tempo con l'Olbia, ripetiamo i 10 uomini dalla 22° della prima frazione, espulso Montebugnoli, poi ci prova anche a Cornero che riesce a bucare la porta difesa da Van der Bant, ci sono delle proteste sinceramente insomma abbastanza perplessi siamo rimasti perché l'azione è sembrata regolarissimo con il pallone che è stato servito da Aloy a Cornero che dunque spezza un digiuno lunghissimo, non segnava da quasi 6 mesi, dal 22 ottobre contro la Lucchese fuori casa 1-4 e poi vediamo ancora a Cornero che ci prova nel secondo tempo, 48° minuto, grande intervento ancora una volta di Van der Bant, il migliore dell'Olbia, poi ancora Floriani che entra in area e poi il tentativo di Cangiano che è entrato in corso d'opera al minuto 88, è entrato anche Sasanelli, c'è questo spiovente, tutti a vuoto ma c'è proprio lui, Luca Sasanelli, classe 2004, primo gol tra i professionisti per l'ex Andrea, siamo all'89°, Olbia 0, Pescara 3 su cross di Cangiano, anche egli è entrato in corso d'opera come lo stesso Vergani, ci sono state tante rotazioni effettuate dal tecnico della Pescara Emanuel Cascione, neanche un minuto di recupero, anzi addirittura fischia in anticipo l'arbitro Virgilio della sezione di Frosinone quando non siamo neanche arrivati al 90° ad Olbia, Pescara batte Olbia 3-0, il Pescara blinda i playoff.